Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornata Olga Milanese, avvocata, promotrice del referendum contro il Green Pass. Buonasera Stefano Feltri, direttore del Domani. Buonasera Alessandro Sallusti, buonasera. Direttore di Libero. Buonasera. E buonasera, bentornato Guido Rasi, consigliere scientifico del commissario Figliuolo e ex direttore dell'EMA. Allora, avete visto che il tanto annunciato venerdì nero, per fortuna, non c'è stato. E, come sapete, oggi è il primo giorno con l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, però ci sono state proteste, ma non ci sono stati blocchi, non ci sono stati incidenti, quindi insomma tutto sommato è andata molto bene. E allora perdono quei leader che hanno raccontato per settimane un paese spaccato? Subito dopo la pubblicità. Professor Rasi, allora lei è consigliere del commissario Figliuolo, come immagino che abbia parlato anche con il commissario, col generale, come valutate questa prima giornata di Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro? È rimasto sorpreso che tutto sommato, insomma, c'è chi aveva annunciato una specie di apocalisse, ma invece tutto sommato è andata molto bene. Beh, noi ovviamente non discutiamo di questo perché il mandato del commissario è sulla logistica, siamo ovviamente molto interessati che vada bene. Personalmente io sono moderatamente sorpreso che in fondo c'era un sondaggio e gli italiani il 75% volevano queste soluzioni che consentissero la massima sicurezza possibile e la massima attività possibile. Quello che siamo molto contenti in struttura commissariale è la ripresa delle prime dosi. Quello è l'effetto che noi seguiamo. Quindi ovviamente c'è stato un incremento, non è la terza dose di quelli che sono già... No, c'è stato un più 34% di prime dosi, e questa è la cosa che alla fine della fiera ci interessa, più gente protetta, meno gente andrà in ospedale. Quindi vi aspettate ancora più prime vaccinazioni? Speriamo che continui questa onda, sì, ce l'aspettiamo. Soprattutto anche alla luce della sostanziale, direi, mi permetto di dire, fallimento di questa grande iniziativa anti Green Pass. È un fallimento, avvocata Milanese, perché oggi appunto ci sono state manifestazioni, ma insomma non c'è stato il blocco né del porto di Trieste né di Genova, ci sono manifestazioni Milano, Roma, altre città, ma insomma tutto molto pacifico. Siccome lei è tra i promotori del referendum contro il Green Pass, ha ancora senso andare avanti su questa strada? Buonasera innanzitutto, certamente sì, io non credo che ci sia stato un fallimento o che il fallimento possa essere considerato la mancanza del verificarsi di episodi violenti insomma, in queste manifestazioni, anzi sono settimane che gli italiani scendono in piazza per contrastare questa misura, quindi non è detto assolutamente che la vogliano. Il fatto che applichino la legge, il fatto che siano costretti a scaricare il Green Pass per poter lavorare o studiare non significa che siano d'accordo con questo provvedimento, quindi la risposta è sì, ha senso fare il referendum perché è uno strumento di democrazia che consentirà agli italiani di esprimersi se vogliono appunto o meno questo tipo di provvedimento. Rispetto se anche noi parlassimo di una sparuta minoranza, il rispetto della minoranza è ciò che distingue la democrazia dai totalitarismi, quindi in effetti la dittatura della maggioranza è il maggiore limite delle democrazie moderne, no? È considerata una patologia della democrazia, quindi allora, il fatto
No, aspetti che voglio sentire Feltri e poi Sallusti. Tu che bilancio fai della giornata di oggi? Pensi che abbia vinto la linea della fermezza di Draghi? Perché ricordiamo che il Presidente del Consiglio aveva detto e continua a dire no ai tamponi gratuiti e sì all'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, niente proroghe. Assolutamente sì. Ogni volta che Draghi ha preso una posizione netta su questi temi, diciamo, il Paese ha risposto come si sperava. Quando ci sono state delle incertezze, penso per esempio su AstraZeneca, invece ci sono stati molti problemi. I Novax e i No-Pass sono vivacissimi su Twitter, sui giornali e sui social, ma nel mondo reale sono quattro gatti. Mi ricordo quando a un certo punto volevano bloccare le stazioni quando è entrato in vigore il Green Pass sui treni. Alla fine c'erano solo i giornalisti davanti ai binari. La maggior parte della gente vuole lavorare in sicurezza. Quello che diceva la dottoressa prima è sbagliato. Il Green Pass non è obbligatorio per lavorare o per entrare in università, è lo strumento che ci siamo dovuti dotare di fronte al fatto che alcune persone volevano mettere a rischio gli altri entrando da non vaccinati, quindi è uno strumento per proteggere chi sta dentro, è un modo per permettere anche a chi sceglie di non vaccinarsi di avere qualche interazione riducendo il rischio con i tamponi, che è poi la parte, alla fine è l'unica parte problematica del Green Pass, perché il vaccino protegge dal virus, i tamponi non proteggono dal virus. Si è scelto questo strano compromesso di dare lo stesso certificato a chi è protetto e a chi non è protetto, e questo ha generato un po' di pasticci, ma ecco, la stragrande maggioranza degli italiani, Stefano, vuole lavorare in sicurezza. Sulla questione dei tamponi, ma prima vorrei sentire Alessandro Sallusti, perché Alessandro, Salvini e Meloni da settimane raccontano un paese fortemente diviso, lacerato sul Green Pass e appunto sulle libertà negate, in parte ce le ha ricordate anche l'avvocata milanese, ma invece sembra che oggi abbia vinto la libertà di andare a lavorare in sicurezza, o no? Sicuramente ha vinto l'Italia che vuole lavorare. Il referendum oggi c'è già stato, poi se vogliamo farne uno formale facciamolo, ma oggi la stragrande maggioranza degli italiani ha detto che il Green Pass non è un problema, può essere una seccatura, una scocciatura, tutto quello che vogliamo, ma nella classifica delle priorità degli italiani non c'è il problema del Green Pass. Detto questo, io non ho mai condiviso gli ammiccamenti sia della Lega che di Fratelli d'Italia al popolo del no Green Pass, perché del no Vax, onestamente, a parte qualche stonatura, non c'è mai stato. Anche perché conosco, almeno parlo per il nord Italia dove io vivo, conosco gli elettori della Lega di Fratelli d'Italia, gente che è assolutamente, cioè non è che è favorevole o contrario, non gliene frega niente, proprio non è l'ultimo dei loro problemi, è gente che vuole lavorare, vuole tornare a fatturare, vuole riacquistare delle libertà che aveva perso. Se la strada è il Green Pass, beh, venga il Green Pass, se adesso ce ne fosse un'altra accetterebbero qualsiasi cosa, per cui è una posizione che io non ho mai né capito né onestamente condiviso. Professor Rasi, in serata la Meloni, ricordiamo che insomma siamo alle ultime battute della campagna elettorale, perché si voterà ancora per i ballottaggi domenica e lunedì, e Giorgia Meloni ha ribadito che insomma che è una misura sbagliata l'obbligo del Green Pass e che il governo abbia gestito sia la vicenda dei vaccini che la questione del Green Pass in modo sbagliato, creando solo tensioni e confusione. Lei pensa che sia stata creata confusione? Perché, per esempio, a proposito dei tamponi, intanto lei ha detto oggi al Corriere della Sera che i tamponi sono uno strumento in realtà molto limitato, perché è valido, se va bene, per 8 ore, no? Per 48
è quello ufficiale, diciamo, figurarsi più di 48 ore, non se ne parla nemmeno, ma lei parla di 8 ore, allora non era meglio dare il Green Pass, come hanno fatto i francesi, solo a chi era vaccinato? Ma sa, ci sono varie scelte, io direi che fare i paragoni tra paesi non funziona, perché ogni paese ha una storia diversa, ha prevalenze diverse del virus, modelli di trasmissione, eccetera, eccetera. Qui si è scelto di dare al tampone una validità temporanea. Devo dire che le 48 ore sono state scelte prima della variante Delta e aveva un suo... Noi facciamo un numero importante di tamponi, in termini epidemiologici ha un senso, è una mitigazione del rischio. Detto meglio, il rischio zero non esiste e la certezza assoluta al 100% non esistono. Se fosse dipeso da lei, lei avrebbe dato il Green Pass solo ai vaccinati? Beh sì, se fosse stato dipeso da me sì, ma io non ragiono in termini di salute pubblica, ragiono in termini scientifici. Io capisco che bisogna a volte trovare una soluzione di mezzo. I 48 ore sono accettabili, con la variante Delta meno. Il tampone è la tipica misura per costruire una bolla di qualche ora. Però 48 ore si vede che nella realtà il numero di infezioni che avvengono nelle 48 ore è sufficientemente accettabile. Ora che il virus gira poco. Perché? Sei mesi fa avrei detto no in maniera radicale. Mi sarei strappato i capelli, oggi no. Molti Novax o No Green Pass speculano sul fatto, e poi lo chiederò anche all'avvocata milanese, sul fatto che tanto dopo il 31 dicembre scade lo stato di emergenza e quindi è tutto finito, non ci sarà più neanche bisogno del Green Pass. Ma dal 1 gennaio del prossimo anno è pensabile... Che siamo fuori e che non avremo più bisogno di Green Pass né di stato di emergenza e quindi neanche di Green Pass? Ma io, come al solito, spero che, come stiamo facendo per la gran parte, ci guideranno i numeri. Abbiamo davanti un mese e mezzo della stagione più a rischio, quindi avremo tutti gli elementi per capire dove saremo e quali rischi correremo nel caso di sospenderlo, prolungarlo o come prolungarlo. Puntare su questo non è molto saggio, perché abbiamo già visto, già ci ha dato due schiaffoni il virus con le varianti e con altre cose che, non conoscendo, non sappiamo cosa potrebbero essere. Ma le chiedo, siccome abbiamo visto che in Gran Bretagna in un giorno ci sono stati 45.000 nuovi casi e 150 la Gran Bretagna... morti. E 150 morti, la Gran Bretagna ha tolto sia la mascherina che il distanziamento sociale. Allora rischiamo questo? Questi sono i risultati. Allora, direi che la saggezza ci dirà quanto gira il virus, quali attività possono essere alleggerite, sospese. Forse non servirà il Green Pass in tutte le attività, però nel cinema, negli assembramenti, nei ristoranti al chiuso, io... sarei per prolungarlo fino a quando il virus non c'è proprio più in giro. Avvocata milanese, ci vorrà ancora un po' di pazienza, perché non vogliamo rischiare di finire come la Gran Bretagna, che, lo ricordiamo, è un paese che ha avuto tanti stop and go, a parte all'inizio il premier Boris Johnson. La Germania sta a 12.000 oggi con il tampone a 72 ore. Ah, ecco, perché la Germania ha il tampone a 72 ore. 12.000 nuovi casi sono troppi per dirsi al sicuro. Lei pensa che dopo il 31 dicembre finirà stato di emergenza e finirà quindi anche la necessità del Green Pass? Assolutamente no, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto la strada referendaria, perché siamo più che convinti che non finirà assolutamente niente il 31 dicembre. Il referendum serve a ricordare che noi dovremo vivere ancora in una democrazia e che il popolo vuole la democrazia.
Del resto la Gran Bretagna, che è uno dei paesi più vaccinati d'Europa, dimostra che appunto il Green Pass non è assolutamente una misura sanitaria, ma esclusivamente una misura politica, ed è stato apertamente ammesso. Ma infatti non ce l'hanno il Green Pass, dice il professor Rasi. Esatto, non ce l'hanno proprio perché hanno 45.000 nuovi casi. Per vaccinati e non dovrebbero aver bisogno di Green Pass perché sono altamente vaccinati, eppure abbiamo 40.000 contagi al giorno, quindi questo dimostra che pur essendo vaccinati i contagi ci sono, il virus circola e le persone si contagiano anche essendo vaccinate, dunque si dimostra che Ma, ma qui manca proprio la logica, adesso io non sono un giurista, non voglio entrare nei dettagli tecnici, ma manca proprio la logica, cioè il fatto che ci siano dei contagi e dei morti anche se c'è il vaccino o se c'è il Green Pass non significa che il vaccino o il Green Pass non funzionano, significa che non assicurano il rischio zero. Esiste una cosa che si chiama scenario controfattuale, che non cioè come saremmo messi che se non ci fosse che si vuole il vaccino con o il Green Pass. Pass l'abbiamo visto l'anno scorso, 100.000 morti, quindi uno deve aver chiaro qual è l'alternativa. L'alternativa non è togliamo il Green Pass, no, aspetti una volta, finisci Feltri e poi avvocata no, milanese. Dico che semplicemente manca la logica in questo ragionamento, cioè se Green Pass, vaccino, mascherine, distanziamento sociale riducono la probabilità di infezione. Togliere queste misure aumenta la probabilità di infezione. Più ci si infetta, più si muore. Questi sono i fatti. Poi bisogna avere il coraggio di dire che alcune persone vogliono avere più infezioni per essere più libere di andare al cinema senza dover esibire il cellulare. Questa è l'estrema sintesi, la sostanza. Nessuno vuole avere più infezioni. O senza fare una punturina che fa venire due dita. Se il paese è vaccinato, il virus circola in questa maniera, vuol dire che il vaccino non previene il contagio. E questi ci no, sono... vuol dire che se si fanno le cose che dite voi, il vaccino... E il virus circola di più, se si fanno le cose che dite voi ci si ammale e si muore, questo vuol dire. Noi pensiamo che l'Italia sia ad esempio, invece in Europa e nel mondo parlano di dittatura, questo è il New York Times. Ma questo chi se e ne frega, poi i giornali sono tedeschi, da bar, insomma tutti i tedeschi dell'obbligo del Green Pass no. E dicono che l'Italia è il primo paese di una democrazia no, voi occidentale che, voi volete che si ammali l'obbligo più gente. Del Green Pass. Tutto qua. Facciamo una no, bella figura. Allora, uno alla volta, se no non vi capiamo. Allora, intanto il professor Rasi dice che ha visto anche lei il pezzo del New York Times. Sì, il New York Times dice che ancora una volta siamo i primi a fare una cosa giusta. Cioè, ha detto che siamo stati i primi a fare il lockdown e once again siamo i primi a fare la cosa più ristretta. E ricordiamoci che non c'è un modello su queste, cioè non c'è un paese che fa la cosa giusta, ogni paese deve adattare. E noi siamo il paese che ha avuto 130.000 morti, uno dei peggiori in questo, quindi noi dobbiamo prendere misure più appropriate a mitigarlo. Da quando abbiamo prese, guarda caso, le cose vanno meglio. Le cose vanno meglio, questo è indiscutibile, Alessandro Sallusti. Diciamo che... da un punto di vista dello sfruttamento politico-elettorale, le destre hanno fatto peggio degli altri partiti, no? Soffiando sul fuoco della protesta che è quella di una minoranza, una minoranza molto rumorosa, ma anche oggi, la giornata di oggi ha dimostrato che la stragrande maggioranza degli italiani, ecco Sallusti su questo se n'è andato, però torna con noi, Stefano? Eccoci qua, Alessandro Sallusti. No, lasciami dire all'avvocato che per quel pochissimo che ho studiato io, una dittatura è quando una minoranza o un'oligarchia, dipende, impongono qualcosa a una maggioranza. Qui non c'è nessuna... cioè, se voi volete imporre agli italiani delle cose che la maggioranza degli italiani non vuole accettare, la dittatura siete voi che volete imporre una dittatura. La democrazia è un'altra cosa, gliel'ho detto, abbiamo votato, l'80% degli italiani è per il vaccino e per il Green Pass, il che una democrazia rispetta i diritti anche delle minoranze, non è che le minoranze le mette al muro, ma no, è bizzarro che voi pensiate di... attraverso degli strumenti di imporre il pensiero di una minoranza a una maggioranza di italiani. Ma detto questo, io, come ho detto nell'intervento principale, sono molto critico con quelle partiti
del centrodestra che hanno ammiccato. Ecco, ma Alessandro, scusami, ma pensi che avranno delle ripercussioni queste, le varie posizioni dei leader politici anche sui risultati elettorali? Perché sempre stasera Giorgia Meloni è stata, diciamo, molto netta, come lei lo è sempre, ha detto che in questa campagna elettorale la sinistra è stata più cattiva, più potente, ma che non ha ancora vinto, e mentre Enrico Letta ha detto che il centrodestra deve smettere di fare del vittimismo, anche perché sappiamo che tutto il tema dei neofascisti, delle infiltrazioni di estrema destra ha dominato questa campagna elettorale, soprattutto gli ultimi 8 giorni? Beh, insomma, vittimismo, quando nella settimana preelettorale e nella settimana tra il ballottaggio il tema all'ordine del giorno imposto dall'agenda giornalistico-politica è quello della Meloni fascista, della Lega dei drogati, beh, insomma, direi che non è vittimismo. Dopodiché si sta ripetendo, secondo me, quello che noi abbiamo già visto in 2 occasioni negli ultimi 20 anni, che quando un partito di centrodestra raggiunge la vetta, cioè la Meloni adesso secondo i sondaggi, se si andasse a votare sarebbe il primo partito italiano. Ecco, chissà perché ogni volta che un partito del centrodestra raggiunge il massimo dei consensi tra gli italiani succedono delle cose strane. Con Berlusconi ne sono successe tante. Con Salvini ne sono successe le inchieste giudiziarie sugli sbarchi, non gli sbarchi, gli avvisi di garanzia. Con la Meloni fino adesso non sono riusciti ad arrivare agli avvisi di garanzia, e allora ci provano col fatto che lei sia una presunta fiancheggiatrice dei fascisti. Sono temi peraltro che, come dimostrano gli elettorati, non appassionano. Ecco. Cioè, io credo che tutta questa campagna paradossalmente abbia compattato gli elettori di Fratelli d'Italia a difesa della loro leader accusata di una roba infame, che è quella di essere una fascista. Sei d'accordo, Stefano Feltri? Perché tu hai scritto che la Meloni sta da una parte e la democrazia dall'altra, e poi hai detto anche che è più inquietante di Salvini. Stai esagerando? Ma Salvini è stato un leader di quest'altro, perché ormai è un po' bollito, è stato un leader populista, cinico, che ha portato la Lega a dire il contrario di quello che diceva fino al giorno prima, cioè invece che Roma ladrona a voler conquistare la Calabria e tutto il sud. Giorgia Meloni invece è molto coerente, viene da una tradizione che non ha mai rinnegato. La sua battuta quasi comica dice: ma che, non capisco la matrice della violenza che c'è stata a Roma sabato scorso, cioè erano tutti con croci celtiche tatuate, facevano il saluto romano, e stanno in un partito che si chiama Forza Nuova. Insomma, era abbastanza chiara la matrice, ecco, non erano esattamente estremisti di sinistra. Poi abbiamo visto nell'inchiesta di Fanpage, ma anche in tante altre occasioni, che il suo partito non è infiltrato da persone con simpatie, diciamo così, di estrema destra, è costituito da molte persone che, diciamo, in privato ma anche in pubblico non nascondono quel tipo di pensiero. Ha scelto per Roma un candidato che fa battute sulla Shoah e gli ebrei che fanno i film sull'Olocausto per avere simpatia, e che avevano le banche e tutto il resto. Questo dice il candidato sindaco di Roma scelto da Giorgia Meloni. Il suo capo delegazione in Europa, Carlo Fidanza, si è autosospeso perché è ripreso da Fanpage mentre stava con dei neonazisti. Il soggetto al centro del caso Fanpage, questo Roberto Longhi Lavarini, era candidato per Fratelli d'Italia nel 2018, non nel 1918. Questo è Fratelli d'Italia. La Repubblica Italiana è nata contro il fascismo, sulle ceneri del fascismo. Fate un po' ma voi. Se vogliamo fare propaganda, facciamola. Ho se detto delle cose false, Sallusti. Figurati. Ho detto una cosa falsa. È il vostro forte fare la propaganda. Io ti segnalo che i dirigenti di Fratelli d'Italia governano le principali regioni del nord con grande efficienza, senza il minimo, come dire, inclinazione, sospetto. Sono della Lega in realtà. È l'equivalente di anche i treni, è l'equivalente di dire che i treni arrivavano in orario con Mussolini. Hanno governato questo paese senza metterne, hanno avuto anche il ministro della difesa, per intenderci. E questo non ha messo a rischio le istituzioni democratiche. Se poi in Fratelli d'Italia, come nel PD, ci sono dei nostalgici del comunismo o del fascismo,
bisogna prenderne atto e essere conseguenti, ma dire che Fratelli d'Italia è una pericolosa accozzaglia di golpisti e di fascisti è propaganda che non fa onore alla tua intelligenza innanzitutto. Io dico che se la soglia di Sallusti è dire non hanno mai fatto un golpe e quindi sono democratici, è una soglia di soddisfazione abbastanza bassa, diciamo. Io dicevo un'altra cosa, che Fratelli d'Italia è un'emanazione, diciamo, in continuità con quei mondi. La gente di Forza Nuova ha una sua attività. Ma secondo te il PD è in continuazione nello stabile della fondazione di Alleanza Nazionale, che è piena delle stesse persone? Il PD è in continuazione col PC, cioè Letta è un erede di chi fiancheggiava l'Unione Sovietica, di chi ha infoibato i guarda Sallusti, gli striani, Marco Tarchi, che è un politologo, è un erede di quel partito. Il massimo esperto di destra in Italia, che è il professor Marco Tarchi, ha scritto sul mio giornale che la differenza sta proprio lì, che dentro il mondo di destra non c'è mai stata un'elaborazione del passato, c'è stata a un certo punto una rottura dovuta al desiderio di arrivare al potere, quando Fini ha potuto passare dalla marginalità al governo con Berlusconi, ha fatto uno strappo per cui il fascismo è il male assoluto, eccetera, eccetera. Questo ha, diciamo, mascherato una transizione che non c'è mai stata. Nel mondo post-comunista ne hanno quantomeno parlato per 30 anni di cosa era stato il comunismo. Diglielo al professore al rettore dell'Università di Siena, che sostiene che le foibe non sono esistite, diglielo. Ma io non devo guardi che forse le foibe sono un problema. Sono ragionamenti di culture politiche. No. Allora, diciamo. Scusa, siccome il professor Montanari, tu ti riferisci a lui, Alessandro Sallusti, è ospite spesso anche a 8:30, non ha mai sostenuto che le foibe non esistono, questo lo dico solo così per correttezza. Non sono state quelle che sono state. Insomma. Faremo un confronto, organizzeremo un confronto. Volevo solo, avvocata Milanese, chiederle, lei sabato scorso è stata alla manifestazione a Roma, che poi è completamente degenerata, siete stati strumentalizzati dai neofascisti e domani lei andrà alla manifestazione organizzata dai sindacati confederali antifascista per il lavoro, per la democrazia? No, noi sabato scorso non eravamo a Piazza del Popolo, non era organizzata da noi quella manifestazione, noi eravamo a Piazza Bologna per raccogliere le firme, perché siamo nel pieno della raccolta firme referendaria, quindi non abbiamo proprio partecipato alla manifestazione di Piazza del Popolo, dunque non eravamo presenti agli eventi e non, ovviamente abbiamo condannato la violenza, perché è sempre da condannare, a prescindere da dagli autori, ma è chiaro che insomma sono episodi che si verificano ormai puntualmente ogni qualvolta c'è una manifestazione di contrasto alle misure governative. Da due anni vediamo che ci sono infiltrati che fanno di tutto per catalizzare l'attenzione e distogliere invece l'attenzione dai motivi della violenza. Ma danneggia anche il vostro movimento, avvocata Milanese, queste manifestazioni così, diciamo, neofasciste che poi degenerano in violenza? Non ho capito, mi scusi. Impattano sul vostro movimento, sul... Il fatto stesso che hanno richiesto a noi di prendere posizione, di scostarci, di condannare questi episodi, vuol dire che c'è una certa facilità nell'accomunare episodi di violenza a chi invece contrasta e cerca di contestare in modo pacifico, democratico e legittimo le misure governative. Noi domani neanche saremo, per rispondere all'altra sua domanda, alla manifestazione che si terrà a Roma, perché saremo a Piazzale Flaminio sempre per la raccolta firme. Noi procediamo con gli strumenti democratici a cercare di contestare queste misure nel modo che ci consente la Costituzione. Quante firme avete raccolto finora? Siamo nel pieno del conteggio, quindi ancora non sappiamo a che siamo arrivati. Speriamo di avere una risposta dei comuni entro questo fine settimana, inizio della prossima settimana, per capire a che punto siamo. Allora tornerà da noi a dircelo. Professor Rasi, lei teme nuove violenze contro il Green Pass? Non so che dire, spero di no. Mi sembra che la violenza, insomma, non ci siano i presupposti per andare avanti su questa strada. Poi la violenza spesso scatta nei singoli, abbiamo visto quello con l'arco,
In Norvegia, insomma, cosa c'è nella testa del singolo è assolutamente imprevedibile, quindi in quel senso credo che nessuno possa fare previsioni. Io credo che la risposta di oggi, e se riusciamo a tenere un tono non da contrapposizione di tifoserie, riusciamo a spiegare il valore aggiunto del Green Pass. Il valore aggiunto è il valore, sotto il Green Pass legato al vaccino, quello che dura un po' di più. Se noi spieghiamo questo, spieghiamo alle persone che si stanno proteggendo e stanno proteggendo l'economia italiana. Insomma, questo è quello che mi accalora. Poi la violenza del singolo, chi lo sa. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché tra i tanti diritti che le democrazie cercano di proteggere, di tutelare, ce n'è uno di cui ci si occupa molto poco. Guardate. La più massiccia e costosa operazione di lobbying della recente storia europea non impedirà che la prossima settimana anche il Parlamento italiano dia finalmente il via libera al recepimento della direttiva sul copyright, che obbliga le grandi piattaforme tecnologiche, cioè Facebook e le sue sorelle, a rispettare il diritto d'autore, riconoscendo un compenso alle fonti da cui esse traggono immagini, musica e soprattutto notizie. Un saccheggio che, sommato all'uso improprio di miliardi di dati personali forniti dagli utenti, fa sì che le 5 più grandi aziende tech siano oggi la terza potenza economica mondiale dopo Stati Uniti e Cina. Il testo del decreto che recepisce la direttiva europea è il frutto di una lunga e approfondita istruttoria condotta con il Dipartimento dell'Editoria e ora può vedere la luce anche perché il clima politico è cambiato. Non è più decisivo il no dei 5 Stelle, strenui oppositori di una riforma considerata un bavaglio alla libertà della rete. La direttiva sul copyright è solo l'ultimo di una serie di provvedimenti europei che mirano a rendere più equo e trasparente il mercato digitale. Sono in cantiere altre misure contro la violazione della privacy, la disinformazione programmata, l'irresponsabilità delle piattaforme rispetto ai contenuti che veicolano. Per fare pressione sulle istituzioni europee e ridurre il danno, l'anno scorso le multinazionali della rete hanno speso in attività di lobbying 97 milioni di euro. Soldi utilizzati per pareri di esperti, report, conferenze, incontri, sponsorizzazioni, secondo quanto si legge in un'inchiesta di Altra Economia. La direttiva che protegge il diritto d'autore non era quindi un risultato scontato. Siamo in chiusura, grazie Avvocata Milanese, grazie Stefano Feltri, grazie Alessandro Sallusti, grazie Professor Rasi, grazie spettatrici e spettatori, linea Diego Bianca su Propaganda Live e noi come sempre ci vediamo lunedì. Arrivederci.